perché Rinascimento? Allora, Rinascimento perché si spera in una rinascita dopo questi anni un po' bui, post-Covid. Ci sono ancora due guerre in corso, una proprio recente, che però dura ormai da quasi un secolo, da dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi una rinascita dell'economia, della voglia di continuare ad indossare gioielli, abiti belli e partecipare ad una vita sociale in modo da poter sicuramente indossare questi gioielli e questi abiti per momenti particolari. La nuova collezione porta il nome di 12 donne. La prima teoricamente ispirata all'aurora boreale, quindi alla Norvegia. Infatti io sono reduce da un viaggio in Norvegia, però abbiamo eliminato il termine boreale e quindi abbiamo lasciato sull'aurora. Segue poi febbraio con Eva, una collezione serpe con e senza tentazioni, che noi ogni anno riproponiamo la serpe in vari modi. E così via dicendo, Esmeralda che ricorda un po' i colori del Brasile, con tutti i quarzi tormalinati provenienti da questo paese, e poi Antea, la dea della primavera, che inaugura la primavera con una collezione dai colori primaverili, sempre con pietre incastonate, soprattutto dai colori pastello della primavera. E così via dicendo fino a dicembre 2024, appunto Andromeda con una collezione catena, ricordando sempre, quindi ad ogni collezione abbiamo dato il nome di donna con un significato specifico. Nel mese di agosto la collezione etnica del corallo porta il nome di Vangari, la prima donna di colore ad avere un premio Nobel, e così via dicendo. E ovviamente in questo anno, dove i femminicidi sono stati maggiori del numero degli anni precedenti, ancora di più abbiamo dato l'importanza alle donne e al loro status nella società attuale. E quindi si spera di aver dato anche noi il nostro contributo. Il calendario si può ritirare presso il nostro store a Largo Vasto a Chiaia 86 e fino ad esaurimento scorte.